Napoli ha il naso fino. Ha il naso fino perché sa odorare chi veramente le vuole bene, chi invece la tradisce o le volta le spalle. Lei, Padre Santo, ha il naso fino. Ci sono stati anche momenti frizzanti nella giornata napoletana di Papa Francesco che da Scampia a Piazza del Plebiscito a Poggio Reale ha toccato temi forti come la corruzione che spuzza, la mancanza di lavoro, il dovere di opporsi a metodi mafiosi, parole che sono arrivate dritte al cuore dei napoletani e che hanno trovato una conclusione ideale quando nel Duomo il sangue di San Gennaro si è sciolto. Per i religiosi partenopei doveva forse essere un momento di raccoglimento, di pura spiritualità. È stato tutto questo, ma anche di più. La simpatia travolgente del cardinale di Napoli Crescenzio Sepe ha liberato l'affetto caloroso dei presenti ed ha fatto da apripista ad un insolito siparietto. Sepe ha innanzitutto fermato la musica. Stop organo, silenzio, ha detto. Qui c'è il cuore di Napoli, preti, diaconi, religiosi, religiose, seminaristi e chissà cos'altro. E poi c'è una novità. E al cardinale Sepe viene da ridere, forse qualcosa si immagina già. Ho dato facoltà a tutte le suore di clausura di 7 conventi di Napoli che stanno qui a uscire. Queste sono tutte di ma come ho fatto? Sorelle, dopo, ma... Guarda, sorelle, dopo, ma... E queste sono i clausuri, figuriamoci quelle non clausuri. Che cosa succede? E chi ne so mangi in una domoga? Sorelle, dimmi che fa. Sorelle, annaggia che la sembesse, su, che la sembesse. Allora adesso, Padre Santo. La gioia incontenibile delle suore ha in qualche momento imbarazzato anche il pontefice, così abituato alle fughe dal protocollo. Ora è il momento del discorso ufficiale, ancora una volta il foglio viene piegato e messo via. Papa Francesco preferisce parlare a braccio, tenta di rimanere in piedi anche se il suo entourage gli ha consigliato di stare seduto per riposare un po', poi la stanchezza lo sorprende e si siede. Ora obbedisco, dice. Infine nelle mani del pontefice arriva l'ampolla che custodisce il sangue del santo patrono. Il 19 settembre, festa di San Gennaro, si scioglie quasi sempre nelle mani del cardinale, miracolo della liquefazione che si ripete anche tra le mani di Bergoglio nell'entusiasmo generale. Non era accaduto né con Wojtyła né con Ratzinger, ora è Papa Francesco a scherzare. Ma il vescovo ha detto che il sangue è metà sciolto. Si vede che il santo ci vuole a metà. Dobbiamo convertirci un po' più tutti perché ci voglia più o meno. Prima di uscire dal Duomo il pontefice saluta le suore e non si sottrae quando per lui ci sono baci e abbracci. Poi mentre il Papa si porta nella Basilica del Gesù Nuovo.